Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Infatti, egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Si porta con sé Gesù nella sua città, non è dove è nato, ma è un po' lì che ha posto il suo quartier generale, potremmo dire così, Cafarnao, che vuol dire il campo della consolazione o anche il campo della bellezza. Adesso, se siete andati nella Palestina, la terra di Gesù, trovate alcuni ruderi e basta. Ma allora dovrebbe essere stato veramente una città sul lago di riferimento, bella. Aveva appena terminato una bella camminata sul lago Gesù e aveva cominciato a chiamare i suoi: tu, ricordate, domenica scorsa ha chiamato Giacomo e Giovanni, ha chiamato Andrea e Simone e poi ha cominciato a riunire intorno a sé, quindi, il gruppo. Gesù non ha voluto mai rimanere da solo e ha voluto formare quelli che saranno poi quelli che portano avanti il suo insegnamento con la sua autorità. Sto già sottolineando le parole importanti del Vangelo di quest'oggi. Ed entra quindi in Cafarnao, è sabato. Ricordiamoci, vero, sabato è il giorno sacro, perlomeno per loro, per gli ebrei. Entra nella sinagoga, che è il luogo del culto, ma Gesù non va a celebrare il culto, va a celebrare l'insegnamento. Perché è questo che Gesù vuol sottolineare, vuol dire. Tanto è vero che San Marco sottolinea proprio con una parolina: entra nella loro sinagoga. Non è di Gesù, non è più della comunità cristiana, non è questo il luogo dove la comunità dovrà riunirsi per celebrare il culto a Dio. Sarà altro dopo, ce lo spiegherà più avanti, ma intanto che le cose siano ben chiare. Quindi c'è qualche cosa di nuovo che sta avvenendo. E lì Gesù si incontra, meglio, si scontra con gli scribi. Erano dei laici scribi, persone normali che però avevano studiato. E dopo aver studiato, erano state imposte le mani e quindi erano diventati autorevoli, secondo loro, perlomeno capaci di pronunciare la legge, addirittura più importanti della legge, perché quando c'erano delle cose, dei diverbi, loro davano la parola definitiva,
addirittura più importanti del sommo sacerdote erano considerati. E Gesù entra tre volte nel Vangelo di Marco nella sinagoga, tre volte si scontra con loro, pensate, si scontra proprio, perché a Gesù non va quell'insegnamento vecchio che stanno dando, un insegnamento che è quello di opprimere la gente, opprimere con delle prescrizioni, delle tradizioni forti, opprimere il cuore della gente. E San Marco nota molto bene tutto questo e dice: ma c'è un'autorità in Gesù che la gente percepisce subito, non insegnano più Gesù come gli scribi, c'ha una nuova autorità. Sapete che cos'è l'autorità, vero? Fa crescere. La gente ascoltando Gesù si sente crescere, diventa più se stessa, diventa più capace di essere libera. È questo l'insegnamento nuovo, sottolinea San Marco. Non è un nuovo insegnamento. Dice Gesù le cose che sono già presenti nella parola, ma c'è proprio tutta la novità, un insegnamento nuovo. E la novità è proprio questa autorità che fa diventare più se stessi, avvicina di più a Dio e anche crea delle relazioni differenti, addirittura libera dal male. Ed ecco perché, mentre è in questa sinagoga che sta dando questo insegnamento con quell'autorità, appare uno che è lì, vecchio, ha dentro di sé il male, c'è uno spirito impuro che possiede quella persona. Fermatevi, non pensate al diavolo, per piacere. Dobbiamo stare attenti a non far dire al Vangelo quello che il Vangelo neanche ha mai pensato. E allora questo spirito impuro è proprio questo male che affligge la persona, che c'ho anch'io, che c'hai anche tu, perché la schiavitù del male, di cose che ci opprimono, che non ci lasciano liberi, ce l'abbiamo tutti. Magari sono degli insegnamenti, delle tradizioni, qualche cosa che non ci permette più di incontrare Dio, o qualche cosa che ci opprime perché i nostri incontri, le nostre relazioni, delle nostre famiglie, c'è qualche cosa di veramente pesante, magari qualche cosa che da sempre, da tanto tempo è lì, che aleggia e non siamo capaci di liberarcene. Siamo veramente incapaci di qualche cosa di buono. Ma pensatevi, nelle nostre case, magari con i vicini, magari con qualcheduno, che non siamo più capaci di novità. Magari in nome di tanti insegnamenti o di tante tradizioni è tanto tempo che siamo lì, non siamo più capaci di guardarci negli occhi. Non siamo più capaci di farci del bene, di darci un sorriso, di dirci dai che ce la facciamo a togliere quegli screzi che un giorno ci hanno allontanati. Capite? C'è qualche cosa che ci affligge, che pesa, e magari in nome della legge che abbiamo dentro di noi, ha sbagliato lui, la colpa è sua. Quante volte lo diciamo? Non siamo più capaci di toglierci questo. Ah, e Gesù allora, sapete che cosa fa? Dice solamente due parole: taci, esci da lì. Le due parole che vorremmo sentire anche noi. Taci vuol dire finiscila di parlare, lo dice allo spirito impuro, finiscila di parlare, di ragionare in un certo modo. Taci, cambia mentalità. Questo spirito impuro, questo uomo vecchio che è dentro di noi, deve tacere. Quelle leggi che non ci permettono di una libertà interiore devono tacere. E poi esci, va via da lì. E quell'uomo è rinnovato. E guardate che le stesse parole le sta dicendo anche a noi quest'oggi. Non stiamo ascoltando la storietta avvenuta 2000 anni fa e basta. Gesù è un liberatore che vuole incontrare ciascuno di noi. Oggi noi siamo venuti qua per celebrare
questo Dio che si incontra con noi e le stesse parole le pronuncia. Tornate a casa, sappiate che possiamo tornare a casa come siamo entrati, vecchi, con queste cose che ci opprimono, schiavi del nostro male, oppure rinnovati se l'abbiamo ascoltata veramente questa parola, se l'abbiamo lasciata entrare e ci ha toccato. E allora quel taci, esci, l'ha detto a quegli spiriti impuri, a quel male che ci schiavizza, ci rende veramente schiavi, oggi e sempre. E quell'uomo è liberato. Capite la bellezza del Vangelo di quest'oggi? Capite la novità? E la gente coglie subito e dice: ma che cosa sta succedendo? Non ha mai parlato nessuno come lui. Non ci ha mai liberato nessuno come lui. Questa è l'autorità di Gesù. Non andiamo in cerca di chissà chi, di quali stregoni. Lasciamoci veramente toccare da questo insegnamento nuovo. Ecco la novità, l'insegnamento nuovo che il Signore continuamente vuole offrirci, quella libertà d'animo che il Signore vuole che noi accogliamo dentro, nel profondo, radicalmente. E allora la nostra vita cambia, allora le nostre famiglie si rinnovano, allora siamo capaci di perdonarci, siamo capaci magari di guardarci in un modo differente. Allora diventiamo più noi stessi, la libertà ci tocca, perché Gesù è un uomo libero che ci offre libertà. Ed è quello che avviene. Certo, ci vuole anche un po' di sofferenza per far questo. Dice lì, straziandolo. Sapete cosa vuol dire straziare, vero? Quello spirito esce dall'uomo, da quell'uomo, straziandolo, perché per liberarci delle volte dobbiamo fare fatica, delle volte dobbiamo veramente lasciarci toccare. Perdonare una persona non è facile, ci strazia dentro, ma le sta lui, la colpa è sua, ma quante cose diciamo, dobbiamo veramente straziarci, ma il Signore vuole questo strazio dentro per trovare la strada della libertà. A buon mercato non avviene una riconciliazione. A buon mercato, come se niente avvenisse, non possiamo cambiare la nostra vita. Allora straziandoci, questo spirito è capace di liberare una novità di vita anche per noi. E la gente, interessante, no? Capisce che c'è la novità, stupita la gente, qua dice con timore, non è timore, è proprio lo stupore di vedere qualche cosa di nuovo. Se noi oggi, tornando a casa, cominciamo a vivere in un modo differente, liberati da questi mali, magari in modo straziante, la gente comincia a dire: ma guarda, è qualcosa di nuovo qua, che cosa è successo? Ed è questo che magari ci si aspetta da noi cristiani. Forse non siamo più credibili proprio perché ci manca questa novità di lasciarci toccare dalla novità dell'insegnamento di Gesù e quindi di cambiare vita. Volete che ce lo auguriamo? Che questo Vangelo non rimanga qua, carissimi, che ci tocchi, che lo portiamo nelle nostre case e magari possiamo con questo Vangelo vissuto diventare testimoni di un Cristo che è liberatore. E non un vecchio, non è uno scriba Gesù che ci racconta le storiette. Non è, c'è la novità proprio di Dio che viene nella nostra vita e ci invita a cambiare. Buon cammino a tutti.